Il Consiglio Comunale ha approvato la scorsa notte la conferma del rendiconto 2013. Nel suo intervento l'assessore al bilancio Salvatore Palma ha ripercorso le tappe attraverso le quali il piano di riequilibrio, ora definitivamente approvato dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, è stato elaborato sulla base del decreto 174, sottolineando che il piano stesso per due terzi è fondato sull'analisi delle patologie e criticità del bilancio comunale, mettendo in rilievo i risultati positivi dell'azione di risanamento. Lavoreremo con dignità, con coraggio, nel rispetto dell'opposizione, ma soprattutto nel rispetto dei cittadini, perché nell'aver approvato quel piano di riequilibrio, dove la Corte dei Conti ci ha dato atto di competenza, correttezza, che quel piano di riequilibrio, che quel rendiconto è stato necessario per l'approvazione del piano di riequilibrio, e voi sapete perfettamente, inutile che ci fate la paternale politica, che quel rendiconto non può essere modificato. Andremo avanti cercando di risolvere il maggior numero di problemi possibili nella nostra città e ci auguriamo che da domani l'opposizione ci pungoli sui problemi della città. Enzo non si nasconda dietro a formalismi che francamente nella storia di questa città non si erano mai visti, e la dice lunga su come rivede questa maggioranza e questa amministrazione. Per l'opposizione, il consigliere Gianni Lettieri ha contestato che il ricorso al TAR sia stato un mero formalismo ed ha esposto quelle che ritiene siano le incongruenze finanziarie del documento. La delibera era tornata in aula in seguito alla sospensione dell'efficacia decisa dal TAR in accoglimento del ricorso in merito ai termini della procedura ed è stata votata per appello nominale ed approvata infine con 25 sì ed un astenuto, mentre l'opposizione non ha partecipato al voto. È stato un consiglio comunale molto proficuo, utile, importante, è andata molto bene, perché noi abbiamo una maggioranza numericamente non forte, ma da ieri politicamente molto più solida. Un risultato importante di fronte a un tentativo legittimo ma politicamente grave del centrodestra di far cadere la giunta e soprattutto mettere in gravissima difficoltà la città, perché non volevano che venisse approvato il piano di riequilibrio, quindi hanno scommesso sul fallimento di Napoli. Questo tentativo grave del centrodestra è stato respinto. Ma questo è un consiglio comunale molto plurale, ci sta una parte della maggioranza iniziale che si è staccata, che ha deciso di fare un percorso autonomo. Noi nel immediato futuro, in vista del previsionale, sempre nell'ambito del consolidamento della maggioranza, lavoreremo con quella parte più responsabile, penso a SEL, ma anche ad altri, e cercheremo con fatti concreti di dimostrare a chi ci ha lasciato che ha fatto un errore politico grave, anche perché ha abbandonato la maggioranza nel momento più difficile. Questo non si fa per chi fa un patto elettorale importante. Vorrei ricordare agli amici della sinistra che sono passati all'opposizione, che sono stati eletti in una lista civica agganciata al sindaco di Napoli. Quindi a me è dispiaciuto questo aspetto, ma cercheremo di ragionare con tutti. Però sono molto soddisfatto per la tenuta della maggioranza. Voglio congratularmi con il presidente Pasquino, che ha fatto un lavoro veramente egregio ieri, una giornata difficile, una maggioranza politicamente molto solida che ci fa ben sperare per affrontare un autunno difficile, con un piano di riequilibrio approvato, un previsionale che sarà buono nelle condizioni date e per una città metropolitana che potrà contare su una maggioranza politica del Consiglio Comunale di Napoli molto forte.